Alena Seredova, il tradimento di Buffon e la frecciatina Ilaria D'Amico. Alena Seredova dopo tanto tempo torna a parlare di Buffon e della fine dal suo matrimonio. Ospite del programma TV Le Capitane, in onda su Spike TV, Alena Seredova torna a parlare del tradimento di Gigi Buffon. La fine della loro storia d'amore è ormai nota al grande pubblico eppure oggi, la modella ceca, riesce ad affrontare l'argomento senza rancore. Dall'unione col portiere sono nati comunque i suoi figli per questo motivo, spiega Alena, tornando indietro rifarebbe tutto. Le scelte prese fino ad oggi l'hanno portata ad avere Luis Edado e, per la Seredova, questo è ciò che conta. Adesso è riuscita a voltare pagina e, forse anche per questo motivo, del suo passato parla senza risentimento. Alena Seredova, la battuta sul tradimento e la frecciatina Ilaria D'Amico. Per essere una fa il gesto delle corna dietro la sua testa, NDR, non è mai morto nessuno, dichiara ironicamente la Seredova. Dopo il tradimento, spiega lei, è comunque possibile guardare avanti. Si può stare bene, dice, si può stare anche meglio. Oggi Alena riesce ad affrontare tranquillamente l'argomento anche se, durante la chiacchierata, non ha risparmiato una frecciatina a Ilaria D'Amico, attuale compagna di Buffon. Nel cuore di tanti tifosi io sono comunque rimasta e questo, come afferma lei stessa dopo, rappresenta per lei una piccola vittoria personale. Ilaria D'Amico, con Gigi Buffon fu un colpo di fulmine. L'amore tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon pare sia scoppiato subito dopo il loro primo incontro. I due infatti sarebbero riusciti a mantenere la loro storia segreta solo per poco tempo. I sentimenti erano stati fin dal primo momento molto forti e di vivere nell'ipocrisia, entrambi, non avevano voglia. Ilaria e Gigi infatti erano entrambi sposati quando hanno deciso di intraprendere la loro relazione e, per tutti e due, non è stato facile affrontare il clamore mediatico scoppiato dopo. Oggi però le cose vanno decisamente meglio e la coppia sembra essere ancora molto innamorata.